Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, sono 3 giorni che ci riempiamo gli occhi del dolore di un naufragio, della pena per vite umane scomparse, per vite umane annientate, e della paura ancestrale per il naufragio che è la condizione esistenziale di tutti gli uomini e le donne che abitano questo pianeta. È la nostra destinazione finale e quindi ci fa molta paura. Ma che cosa è veramente successo? Non sono sicuro che lo abbiamo capito. In un certo senso sì, un comandante ha sbagliato rotta, ha preso una roccia, si è aperto uno squarcio, la barca ha fatto acqua, il comandante ha fatto una manovra, la barca si è incagliata, si è rovesciata ed è successa la tragedia. Si dice poi che il comandante ha abbandonato la nave contravvenendo all'etica del comando, dell'esercizio del potere che impone la responsabilità troppo presto rispetto all'azione di soccorso che stava continuando. E si dicono mille altre cose, che quelle navi non vanno bene perché sono delle città galleggianti, dei Luna Park, destinati al puro divertimento, che la gente non è sufficientemente preparata e che l'equipaggio non parlava bene l'italiano perché era costituito di lavoratori di tutti i paesi, che la gente non si capiva, che è nato il panico, che l'allarme è stato dato tardi. Ma queste sono le cose che si dicono sempre quando si tratta di un naufragio. Il naufragio è un fallimento ed è un fallimento catastrofico, quello del Titanic come quello della Costa Concordia. Però dobbiamo cercare di diffidare delle notizie date in modo frastornante, univoco, senza quel minimo di attenzione per capire veramente le cose. Per esempio, io propongo di ragionare su questo dramma, su questo spettacolo terribile, non dico nel segno dell'ottimismo perché non è il caso, c'è forse ancora gente legata a quella nave, al suo destino, o comunque corpi, persone intrappolate in quella ferraglia. Non dico quindi con ottimismo, ma con lucidità, con serietà. Nella notte, con il fantasma del buio, su un'acqua calma, ma d'improvviso, durante l'ora di cena, nel giro di 2 ore, 2 ore e mezza, 4.200 e più persone sono state incanalate verso i ponti di una nave che stava pencolando verso l'abisso del mare. Sono state messe su delle scialuppe. Queste scialuppe hanno portato 4.200 persone, cioè una piccola cittadina italiana, su un'isola dove c'è stata una splendida gara di solidarietà. Qualcuno deve aver fatto tutto questo. Qualcuno deve avere contrastato il panico che aveva condotto la gente a buttarsi a mare, recuperato la gente che nuotava nell'acqua gelida di gennaio. Qualcuno, qualcosa deve avere funzionato se questo naufragio si è concluso con un bilancio catastrofico, penoso, doloroso, perché ci sono i morti e ci sono i dispersi, ma con un bilancio che parla anche della grande capacità della natura umana di far funzionare la catena delle solidarietà e di portare in salvo tutta quella gente. Vedete, quelle navi sono il contrario della navigazione nel senso tecnico, professionale, classico del termine. La gente prende quelle navi per divertirsi, la gente prende quelle navi in tenuta familiare, molti sono anziani. La gente è giustamente incurante delle condizioni della navigazione, di fronte all'allarme, di fronte al pericolo, si sente sopraffatta dal terrore. Eppure il panico non ha vinto sulla capacità di organizzare una salvezza per quanto possibile in quelle condizioni ordinate. L'unica nota terribile, tremenda, è quella che parla di un capitano che abbandona la nave, appunto, non esercitando la responsabilità personale che è connaturata al suo potere, in anticipo sulla fine dei soccorsi. Vedremo, la gente ha il diritto anche di essere difesa. Una parte dello staff della nave difende il suo capitano. Molti sono smarriti di fronte alla pioggia di accuse che si riversa su tutto e su tutti.
Un naufragio certo è un fallimento ed è anche un fallimento della Costa Crociere, dei suoi programmi, dei suoi protocolli, del suo personale e del comandante di quella nave, questo è impossibile e sarebbe sbagliato negarlo. Però nel fallimento, nella disperazione, nel naufragio appunto, qualcosa di terribilmente bello, importante, direi perfino rassicurante ha funzionato. Nel buio della notte 4.200 e più persone sono state messe in salvo e portate in un luogo dove gli abitanti di un'isola oggi abitata da meno persone di quelle che l'hanno invasa dopo il naufragio, gli hanno dato la prima assistenza necessaria, le hanno consolate, amate e accudite. Non è poco. A domani. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.